giornata sempre giù un poco in canale, aspettandomi da un momento all'altro di essere tolto. Fortunatamente è rimasto in piedi. Buonasera amici di Teleschianto, siamo all'interno della chiesa parrocchiale di Castelvecchio, Sant'Antonio da Padova, per un'occasione particolare. Qui con noi Mario Gianantoni, uno degli organizzatori dell'evento che si è svolto questa sera, la presentazione del libro La Grande Guerra. Mario, presentaci il libro e l'evento di stasera. Allora, buonasera a tutti. Il libro nasce da una passione che abbiamo, siamo un gruppo di amici, abbiamo la passione per gli eventi della Prima Guerra Mondiale, tant'è vero che tutti gli anni, qualche volta anche due volte l'anno, ci rechiamo presso i sagrari delle di Puglia, Oslavia, Monte Pasubio, Monte Grappa, per rendere omaggio ai caduti. L'idea ci è venuta appunto, come dicevo prima, siccome siamo appassionati, inizialmente avevamo pensato di fare un tipo di schedatura, proprio in occasione del centenario, di fare una schedatura di tutti i soldati compaesani che sono partiti per il fronte. Poi invece, man mano che si leggevano, si cercavano questi documenti, ci siamo resi conto, in modo particolare, dell'amore che questi soldati, questi ragazzi avevano verso le loro famiglie, verso i genitori, verso le mogli, per chi aveva moglie, e questo ci ha fatto sempre aumentare più la passione per raccogliere questi dati, tant'è che abbiamo iniziato il lavoro circa 3 anni fa, quindi ci è voluto del tempo, abbiamo fatto ricerche presso gli archivi statali, l'archivio stato di Ancona, di Pesaro, l'archivio comunale naturalmente, e siamo andati anche nei vari sacrari a confrontare delle date che avevamo, abbiamo scoperto per esempio che un certo Antonietti l'ho dato per disperso, invece risulta nel libro dato per disperso, ma ha messo una nota che risulta sepolto in un cimitero italiano vicino a Mauthausen. Quindi notizie che anche nuove, nel fare la ricerca abbiamo scoperto anche notizie nuove, perché quelle ufficiali sono ferme agli anni 20 o massimo 30, non di più. Ci sono storie di persone del nostro paese che abbiamo conosciuto e quindi conosciamo anche i loro familiari. Un libro importantissimo che si colloca in un arco temporale finora abbastanza sconosciuto e non toccato dai libri ufficiali, quindi un libro importantissimo per la storia di Castelvecchio, Monte Porzio, 200 persone a cui si è dato un volto, a cui si è dato una storia, e di questo ringraziamo il gruppo di ricerca di Monte Porzio che oltre a te comprende altri componenti, perché questa è stata una ricerca abbastanza lunga e difficile. Il libro non è al momento disponibile per tutti in quanto... Il libro, siccome siamo partiti per la stampa veramente, siamo partiti un pochino in ritardo, ce l'abbiamo a disposizione stasera un centinaio, ne devono arrivare 800, quindi
nel giro di una settimana, massimo 15 giorni, saranno tutti disponibili, poi lo distribuiremo magari anche casa per casa, in un prima battuta ai discendenti di questi ragazzi, di questi soldati, poi successivamente anche a tutte le famiglie del comune che hanno il piacere di averlo, anche senza farne richiesta, basta che ci fanno sapere sì lo voglio e noi glielo diamo, senza, è completamente gratuito. Per poterlo fare abbiamo avuto anche il contributo della Banca Suasa, un contributo che ci ha permesso di realizzarlo, quindi non c'è da spendere niente, non c'è da pagare niente. Ringraziamo Mario Giannantoni, siamo in chiusura della serata, tutte le più importanti cariche istituzionali presenti, ancora grazie Mario, arrivederci da Teleschiavi.